Nell'81 io frequentavo la facoltà di Scienze Agrarie a Torino e la professoressa Luciana Quagliotti, che era docente di produzione delle sementi, faceva una raccolta di tutte le vecchie varietà di fagiolo del Piemonte, dai borlotti di Cuneo al fagiolo Saluggia, tutti, e io ho detto: io coltivo questo fagiolo, e quindi ho pensato di portarne 2 chili nel 1981 a questa collezione. E quindi lei è stata ben contenta di prenderli, e sono praticamente li hanno conservati fino ad oggi, sono ancora tutt'oggi in conservazione.